credo che noi abbiamo tutti i numeri in Sicilia per giocare una partita da protagonisti, non soltanto perché ci candidiamo ad essere sede di un modello innovativo e di ricerca sull'idrogeno, ma anche perché vogliamo far lavorare le piccole e medie imprese che sulla energia si stanno impegnando tanto, e chiediamo alle grandi imprese di essere cooperatori per una crescita razionale di una terra che ha subito tante, tante ingiustizie dalla mala politica e da imprenditori spregiudicati e che adesso punta a diventare modello. In una terra dove la desertificazione è già iniziata, dove il problema dell'acqua esiste e finalmente entra nell'agenda politica, il tema della energia pulita, della energia rinnovabile, rimane una priorità del nostro governo, dell'assessore Baglieri, di tutti gli operatori.